tempo, penso 10 minuti, e se non vi dispiace facciamo una cosa un po' dinamica, insomma, tanto non siete inquadrati, stanno inquadrando tutti me in questo momento. Quanti di voi l'anno scorso hanno fatto una giocatina? Potete alzare le mani, non ci credo, siete troppo con... ecco, alzate queste mani, tu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, forse non lo sapete, ma siete un campione rappresentativo, diciamo, italiano. Probabilmente siamo nel Movimento 5 Stelle, credo che siamo un campione, diciamo, un po' di parte. Andiamo un attimo con la prima slide e poi vi spiego il perché. Andiamo con la seconda. Allora, un piccolo flash. Quando parliamo di gioco d'azzardo, in realtà parliamo di, a mio avviso, di un sintomo di un sistema economico che riguarda proprio come noi pensiamo che cosa appartiene al cittadino, alla comunità, ovvero, come ha detto prima Federica Daga, i beni comuni, in particolare l'acqua, e come noi pensiamo a un sistema economico di tipo pubblico, come il sistema economico di tipo pubblico poi si intreccia con un prodotto interno lordo, con un sistema industriale del paese, che cosa appartiene al cittadino, alla comunità e fino a che punto in realtà poi la libertà di impresa non diventa poi una sottrazione di un bene comune, sottaciuto, manipolato, perché no? E fino a che punto in realtà noi stiamo parlando di sistemi economici finanziari, cioè stiamo parlando di una visione per caso, di una visione di un paese, di una generazione, di una visione di vita. Ecco, io credo che le verdi praterie su cui si sono mossi i grandi concessionari e le grandi multinazionali dell'azzardo, in particolare in Italia, siano esattamente il sintomo, la schiuma probabilmente inquinata e maggiormente inquinata del nostro sistema paese. E all'epoca è stato introdotto, la prima volta che è stato reintrodotto il gioco d'azzardo si parlava di tassa dell'ignoranza, in realtà Cavour parlò di tassa sulla stupidità, perché matematicamente, se voi siete lucidi e non lo fate per motivi, diciamo, proprio di intrattenimento, ma perché avete magari un reale credo che avete delle possibilità di vincere nel medio termine o di guadagnare dalla vostra abitudine al gioco, ecco, ovviamente non è qualche cosa che corrisponde alla realtà, perché matematicamente voi nel medio e nel lungo termine siete sempre costantemente destinati a perdere, così come giocare a poker con un baro. Però questa è una cosa che riguarda più il Parlamento e quando, nel momento in cui diventi portavoce, quindi alcune volte non ti devi sedere al tavolo con i bari. Andiamo ad alcune di queste slide. Vedete perché ci hanno ingannato? Noi siamo il quarto paese al mondo di spesa in assoluto del gioco d'azzardo. Il quarto paese al mondo. Io non credo che in nessun altro settore economico noi possiamo vantare di essere quarti. Penso che nemmeno l'Italia è da anni che sia al quarto posto nel ranking del calcio. Forse nell'82 lo siamo arrivati. Poi per il resto siamo scesi in tutto, tranne in questo settore che è anticiclico. Attenzione a questo discorso. Con una mano l'economia gira da una parte, con l'altra mano l'economia gira dall'altra. E ci sono alcuni settori economici che più girano in una direzione, più l'altro viene impegnato a girare nell'altra. Vedo Dario Damburano che ride perché lui cerca sempre di rappresentare queste metafore, perché lui si occupa proprio di come l'energia, il sistema economico del paese e anche di felicità percepita, perché questa roba è anche un indice della felicità percepita e di quanto noi abbiamo bisogno di credere in qualche cosa, perché non crediamo nel bene comune, sostanzialmente. Non ci crediamo, non crediamo nelle istituzioni.
E allora quando abbiamo degli psichiatri come Crepè che siedono su quelle tavole, su quelle sedie, su quei divani bianchi di Vespa, in cui c'è una subcultura giornalistica, lui si aggiunge creando una subcultura della salute mentale in cui ti dice no, tutto sommato non è male perché diamo una speranza a una persona a gioco d'azzardo, non è male, noi diamo una speranza. Io scusate signore, ma io credo che la speranza siamo noi, oggi, qui, a Grotta Ferrata, a cercare di capire dove ci stanno ingannando, dove noi non siamo in grado di intervenire, anche per colpa nostra, per inerzia, perché crediamo di non avere sufficienti strumenti per incidere rispetto a quelli che sono i decisori. Ma i decisori sono lì, sono stati mandati da noi. Allora, arriviamo a un po' ai nostri psicodrammi, diciamo, in quel bellissimo posto apparentemente che si chiama Camera dei Deputati, che tu lo vedi da lontano e dici mazza quanto elegante, eccetera, e poi ti siedi accanto per 2 o 3 anni, non so se quanti di voi conoscono l'onorevole Ravetto, che è stata anche lei protagonista sempre da Vespa. Quanti, alzate la mano per favore, chi conosce l'onorevole Ravetto? È famosissima perché il sistema televisivo crea dei mostri che poi è difficile poi riuscire a dimensionare. L'onorevole Ravetto sta ripetendo in maniera ossessiva e compulsiva, non so, da settimane, lei spesso siede da sola e parla anche da sola, e siede accanto a me, ce l'ho a pochi scranni da vicino, forse 1, 2 lì, e continua a ripetere, continua a dire io dei grillini mi fido, e cerca di farsi sentire da noi, no? Un po' per captazio benevolenza, no? Per cercare di dire ma forse qua tira una brutta aria, speriamo che se me ne arruffiano un po' riusciranno a non farmela pagare troppo, ecco. Però queste sono le cose che sono successe in questi 3 anni, cioè queste verdi praterie, questo turboliberismo di cui vi parlava prima Federica Daga, applicata all'acqua, applicata al sistema economico dell'acqua, e rispetto anche a quello che noi abbiamo cercato di mettere, cioè un paletto, il reddito di cittadinanza, un paletto di resilienza. Che cos'è la resilienza? La resilienza è che quando un sistema economico è in cambiamento può creare dei vuoti, delle situazioni in cui il cittadino può cadere, e il reddito di cittadinanza per 3 anni ti permette di non cadere nel vuoto totale di un'assenza di reddito, ma di avere un reddito di dignità per almeno 3 anni, per poter anche ripensare la tua vita esattamente nel momento in cui un sistema economico si sta riorganizzando. Non scenderò nello specifico, andiamo avanti. Ops, scusate, questo è stato un piccolo lapsus. C'è qualche altro dato. Prima Carla parlava di 6,7 miliardi di debito che i nostri decisori, i nostri geni, questi premi Nobel mancati dell'economia che siedono nei ministeri e siedono davanti alla stanza dei bottoni, ci hanno spiegato che loro si sono impegnati, hanno impegnato i nostri soldi hanno chiesto dei soldi al sistema economico privato, dicendo io in cambio poi dopo con un sistema di regole che è di tipo, secondo me, anche estremamente, come abbiamo detto prima, manipolato, estremamente furfantesco, voi cittadini tramite le tasse restituirete quello che adesso il sindaco di turno, il governatore di turno, il dirigente di turno ha bisogno di soldi, sporchi e subito, poi con le tasse ce li date con questi sistemi che sono i derivati. Ebbene, solo nel gioco d'azzardo vengono persi ogni anno 19 miliardi, in cui la metà va allo Stato, per cui circa 10 miliardi vanno allo Stato, altri 9 vanno alle 13 sorelle del gioco d'azzardo, per questo che parliamo di un sistema multinazionale finanziario, di ingegneri finanziari che, così come hanno creato questi sistemi artificiosi, questi labirinti in cui il cittadino
e le istituzioni vengono portate a entrare come il labirinto di Arianna, e poi dopo, quando una volta che si sono persi, ti fanno pagare la loro di tassa, per cui è tutto studiato da questi ingegneri finanziari, loro creano le matrici all'interno del quale il cittadino si deve perdere, per uscire da questo labirinto deve pagare con i soldi propri, perché sono state create delle leggi ad hoc. Il gioco d'azzardo è una di queste situazioni, perché c'è una predisposizione all'azzardo naturale nell'uomo che può tradursi in una predisposizione all'impresa, al rischio di impresa. Ma se in questo momento, tranne forse anche nel microcredito, una persona non ha la possibilità di credere in un settore economico perché è azzerato o in perdita, in un settore socio-economico perché non c'è un investimento, in un settore in cui tutto è semplicemente viene tagliato perché abbiamo creato una moneta che attraverso un sistema di leggi europei tu devi andare in pareggio di bilancio, mentre la crisi economica degli Stati Uniti è stata proprio ammortizzata nel momento in cui c'era una disoccupazione incredibile, stampando moneta. A noi questa cosa ci ha impedito, perché dobbiamo garantire il sederino di quell'1%, di quel 2% che ha tantissima disponibilità di questo sistema economico-finanziario.